Ciao a tutti amici di Player Inside, siamo qui con Eagle Flight, il nuovo titolo della Ubisoft che ci mette nei panni di un'aquilazza, Comunque ragazzi, dopo un caricamento iniziale estenuante, veramente d'altri tempi, siamo qui a goderci probabilmente senza soluzione di continuità, almeno spero. Cioè, da ora in poi non ci dovrebbero essere altri caricamenti. Eagle Flight. Praticamente, ok, questo non ci servirà, quindi lo teniamo qua. Allora, ragazzi, non c'è alcun motion sickness. Ma praticamente l'obiettivo qual è? Non lo so, però... Cos'era? Non lo so, mi è venuto il solletico alla faccia. Le aquile girano inclinando la testa e sbattendo le ali, no? Sbattiamo, che cazzo c'è? Ma si inclina! Non sbatte, ma non sbatte, ragazzi. Se ne sbatte di sbattere. Ah, ok, ci vuole il controller. Dov'è? Di qua. Ah, posso accelerare con R2. Wow, okay. Appunto, stavo dicendo, va come... Un passerotto, non come un'aquila. Le aquile a Parigi. Dicevo, quando... Beh, ci saranno, no? Almeno in Assassin's Creed Unity c'erano. Quindi per soluzione di continuità l'hanno fatto anche. Anche perché questo è un gioco Ubisoft. Quindi sì, diciamo, siamo sempre in tema Ubisoft. Per metterlo proprio... Allora ragazzi, quando si gira a destra e a sinistra si vede una sorta di glaucoma. Cioè nel senso, il campo visivo si restringe. Io parlo così di malattia, ma... Ne farei a meno. Non prendetemi troppo alla lettera. Ma accelera, anche te è un futuro prossimo. Veramente sembra passato. Come un futuro? A te sembra un futuro? E scusami, la Torre Eiffel tutta piena di vegetazione, come è possibile passato? Ma si può vedere un'altra città che non sia Parigi? Non credo, sai. Andiamo al nido. Rallenta. Cristo. Niente. No, devi girare. Facciamo invece una volta. Non rischi andare. Ma minchia, ma rallenta. Non rallenta, devi premere L2. Ma io rallento con L2, ora a meno che non sia... Niente, vabbè, non si... Va bene, niente. Va solo che velocissimo. Perché ti è sembrato il futuro? A me sembra semplicemente una Parigi... Vedi che è distrutta, ci sono le vetri distrutti e sulla Torre Eiffel ci sono gli alberi, ma capito? Ma tu vedi i vetri distrutti. Tu non guardi i monumenti. Ah, giusto, sulla... Effettivamente ci sono gli alberi, ora ci sto pensando. Scusami, questo sarà un futuro prossimo di distruzione. Sì, però io prima volevo andare alla Torre Eiffel e quello mi ha fatto il tutorial. Ma che cacchio vuoi? In cima, sali. Sbrigati, aquilazza, vola. Devi abbassare un po', mi sa. Un'aquila nel cielo. Ryan, abbassa un po'. L'hai superata così la tua testa. Non capisco, ma sono una go. Vediamo, stiamo mischiando. Aiuto. Non lo so, c'è qualcosa nel suo volo che non mi convince. Vediamo. Attenzione, perché posso fare qua un super mega tipo volo. Vediamo che cacchio succede. Sali. Oh. Che cos'è questa cosa? Non lo so, aiuto. Non sbattere! Ma porca troia, ma come dovevo girare? Posso dire che è relativamente deludente come volo? Non dà l'idea di un volo libero. A parte i tutorial, ma che cazzo me li metti in un gioco così? Vabbè, sì, ci sta effettivamente. Guarda la strada piena di erba. Però praticamente, sì, infatti giriamo di qua. E non perché ci sono spacciatori e robe. Molto, molto simpatico. Infatti, una giraffa! La vanculo, giraffa di merda. Ok, il discorso sai qual è? Che non rende veramente l'idea di un volo. Rende più l'idea di... Che cosa? Non lo so, neanche io. Di una telecamera che riprende un volo, è diverso. Non so se mi sono spiegato. Ho capito cosa intendi. Ci siamo capiti. Anche vedendolo da fuori non dà tanto l'idea. Esatto, è come se... Siccome tanto di questo gioco non credo proprio che faremo una recensione dedicata, questa vale come tale. Prendila l'anatra. Perché non l'ho presa? Allora, vabbè, seguiamo il tutorial. E devi andare al nido. Allora. Ok, cerca di abbassarti e andare verso il nido e non superarlo. Rallenta da ora, rallenta. Sì. Guarda come sto rallentando, Dio. Cioè, secondo me ho il sospetto che tu non capisci. Ah, dovevo centrare il rom. Ma vaffa. Io volevo posarmi. Anch'io vedi cosa intendo. Cosa? Volo libero partito là. Era tipo... Oh, che carini, ci sono i piccoli. E quello chi è? Probabilmente quello è il maschio. Allora, questo qua che ho davanti. Adesso ci sarà la simulazione di accoppiamento e tu sarai la femmina, va bene? No, non ti muovere così che io non faccio niente, eh? Vabbè, dai, avanti, forza. No. Come? Ok, possiamo andare al Pantheon, alla Torre Eiffel. Quella modalità storia. Partito online, ma sì, va. Iniziamo la modalità storia. Ah, ecco, sto uscendo dall'uovo. Oh, stai nascendo. Oh, ciao mamma, ciao papà. Oh, quello è mio fratello. Ciao frate.
Ti somiglia. Allora, devo dire che il motion sickness non si sente per niente, però a scapito di un realismo nel volo relativo. Quello che voglio dire io, che ho detto prima, è come se fossimo una telecamera, non un uccello veramente. Ah papà, mamma, perché vedevo seguì? Diciamo che così come primo hands-on di questo gioco, tutto sommato dà un'idea di libertà relativa, però è piacevole, questo sì, è molto piacevole. Devo dire che l'esperienza tutto sommato è gradevole, è simpatica, è piacevole. Ma non so ancora dirvi fino a che punto sia veramente divertente. Dovrei giocarci molto di più per poter avere un parere più autorevole. Sembra un coglionazzo con questa cosa. Sì, perché messo così effettivamente sembra un coglionazzo. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Intanto per adesso è tutto. Magari porteremo altri gameplay. Fateci sapere se vi piacciono qui sotto, spolliciando, oppure come. Ciao. Alla prossima.